abbiamo fatto la nostra promessa di matrimonio, anzi lui ha chiesto a me di sposarlo qui, proprio in questo posto, quindi siamo tornati a visitare questo ambiente proprio per rivederlo rinato. E considerato che sono passati ormai più di 20 anni, probabilmente anche portato bene. In passato aveva fatto da cornice anche a romantiche proposte di matrimonio, oltre a merende tra bambini. Poi era caduto nel dimenticatoio, nascosto da un fitto intreccio di edera. Tolta con le mani, ovviamente. Tornare indietro una vita, perché mi ricordo quando ero piccolina, ero bambina, mi ricordo il nonno, mi ricordo gli alberi di frutta. Si faceva merenda con i ragazzi, poi facevano il bagno. Adesso il ponte romanico sul fosso di Valiano torna alla luce grazie ai lavori di manutenzione realizzati a quattro mani dal consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno e dal comune di Capolona. Abbiamo fatto un progetto, ciascuno per le proprie competenze, per cercare di valorizzarlo al meglio, sia per quanto riguarda il ponte, sia per quanto riguarda l'intorno del ponte. L'intorno del ponte è il corso d'acqua che è a manutenzione da parte del consorzio, una manutenzione particolarmente attenta e accurata. Un gioiello storico, un piccolo bypass a schiena d'asino che scavalca il corso d'acqua nei pressi dell'abitato di San Martino Soprarno e che potrebbe risalire ad epoca medievale o tardo-romana. Tutto il Casentino, ci sono delle cose nascoste che dopo man mano scopriamo. E vederlo così, ti viene da pensare, da immaginare chi l'avrà passato, per quale motivo, che cosa congiungeva. Decine le persone che hanno percorso il sentiero, residenti ma anche tanti turisti. C'est très joli. It's beautiful. È un'iniziativa che va ad inserirsi in quello che è il nostro percorso, un po' di valorizzazione, riscoperta e di studio anche di quello che è il nostro territorio, le ricchezze presenti nel nostro territorio, insieme a quello che è anche un po' il rivivere l'Arno. Sono una serie di iniziative che stiamo cercando di svolgere soprattutto nel periodo estivo, per riavvicinare appunto le persone e anche le nuove generazioni a questo tipo di luoghi, perché soltanto attraverso la riscoperta e l'emozione di risentirsi appunto a casa in un luogo del genere possiamo continuare a tramandarne la memoria, ma anche l'utilizzo e anche la semplice domenica passarla all'interno del nostro territorio in un luogo così prezioso.